sulle labbra il nostro amore. Le parole mi escono direttamente dal buco rosso fuoco che mi si crea in pancia. Non passano per il filtro della mente. Cattiva, come la peggiore delle dieci. Mamma mia, che paura! Io sono cattiva. Le parole spesso non portano il mio messaggio. Non passano per la mente. E così sono cattiva. Eppure il mio cuore è pieno d'amore. Ma perché non mi fai la carezza? Amami. Per una volta a modo mio. Della vita, la sua imprevedibilità, il mistero e il fascino degli eventi, la loro presunta casualità, la parola umana che tenta di contemplare tutto ciò, il destino. Non c'è nessun filo d'Arianna a indicare la strada. Ritorno. Scusa. Dimensione. Diversità. Scontro. Raccontare. Non molto tempo fa, parti queste zone, era una domenica pomeriggio. La televisione dava i risultati delle partite di calcio, mentre sui quattro tavoli erano accollagliati gli anziani del paese. Giocare, ridere, natura, vivere, sorriso. È un periodo di vita che mi si presentano di fronte eventi, fatti, episodi che mi riportano sempre a concetti universali, come il libero arbitrio, ciclo di morte e rinascita, e della sincronicità. Appiglio, solitudine, perdita, paura, no, equilibrio. In parte agiamo la nostra vita e in parte siamo agiti da eventi da noi indipendenti. Questa continua commistione fa sì che il percorso della vita di ognuno di noi è uno fra milioni di possibilità. I nostri incontri